accesso alla prossima Champions League e secondo posto in classifica nella penultima giornata di Serie A. L'Inter non sbaglia, batte 3-2 l'Atalanta e stacca il pass per la massima competizione europea, scavalcando momentaneamente in classifica la Lazio a quota 69 punti. La partita del Neapoli conferma il buonissimo momento dell'Inter. Dal campo arriva un messaggio confortante per Simone Inzaghi, 2 settimane della finale di Champions League contro il Manchester City. Una Roma con la testa già alla finale di Europa League stecca invece contro la Fiorentina, che batte in rimonta i giallorossi per 2-1. Il Torino travolge lo Spezia 4-0, mettendo a rischio la retrocessione della squadra di Semplici. Nel primo tempo i granata passano grazie all'autogol di Wiesinski, poi nella ripresa le reti di Ricci, Ilic e Caramuro.